Allora, io innanzitutto buon pomeriggio a tutti e ringrazio il CNIT per questo invito e per l'opportunità di essere in questo evento che ritengo molto importante per l'industria in cui tutti quanti più o meno lavoriamo. E approfitto anche di questa domanda e di questa sessione che è più tecnica per riportare un po' l'attenzione più sulle opportunità che sui problemi, no? Di cui abbiamo ampiamente dibattuto finora. Allora, inizio a guardare le opportunità dal punto di vista dell'offerta, a cui forse diciamo, per il nostro ruolo di integratori, io lavoro in Italtel, che è un integratore, siamo forse più vicini. E per andare dritti al punto, magari dirò delle cose che per gli addetti ai lavoro sono anche abbastanza conosciuti. Le opportunità, a mio avviso, in questo momento sono legate a due cose. Innanzitutto, direi il fatto che oggi le reti sono sempre più programmabili. Sembra una cosa che sentiamo dire da anni, in realtà sulle reti di accesso radio questo fatto non è così scontato, perlomeno non è scontato avere una piena programmabilità dal cloud fino all'antenna. E questo, diciamo, unito, quindi il combinato disposto di questa diciamo, nuova spinta e di alcuni meccanismi che ora sono, direi, nativi del 5G di ultimo rilascio, quindi il 5G di tipo stand-alone, dà la possibilità di creare delle vere e proprie isole, quelle che noi nel gergo tecnico chiamiamo le slice, no? Le fette di rete. Che sono in grado di andare a servire delle esigenze anche molto, molto verticali, quindi anche di tipo mission critical. Ecco, in altre parole, quindi queste bolle, alcune le chiamano le bolle 5G, operano in tutto e per tutto come delle reti private, però diciamo con la differenza che in questo caso sono reti private che condividono lo standard, che condividono parte delle infrastrutture e frequenze con le reti pubbliche. Quindi qui rivolto un po' il paradigma di cui si parlava prima rispetto alle reti private. Sì, è vero che sono anche i privati che finanziano, ma è anche vero che questo meccanismo costituisce una barriera all'ingresso, per questo che appare a tutti gli effetti come un grande mercato, come una nuova opportunità, perché appunto è chiaramente facile vedere tutti i vantaggi rispetto al modello tradizionale in termini di economia di scala e anche di riduzione dei tempi di realizzo. Ecco, in Italia, tra l'altro, per una scelta del regolatore, questo modello è stato messo completamente nelle mani degli operatori licenziatari e quindi a mio avviso va visto anche, come dire, come un'opportunità, come uno strumento in più per andare a ripagare degli investimenti che abbiamo visto bene come sono difficilmente remunerabili dal solo mercato dei consumatori. L'altro fatto, sempre lato offerto, secondo me sta nella trasformazione Open RAN, che punta, diciamo, ad aumentare di molto il livello di standardizzazione delle reti radio, andando ben oltre dove si è fermato il 3GPP, e quindi aprendo tutte le interfacce, disaggregando completamente tutte le funzionalità della rete e quindi in ultima analisi creando le condizioni affinché si possano moltiplicare il numero di player, di fornitori, insomma di attori che sono in grado di operare su questo mercato, il mercato dell'offerta, magari non su tutta la filiera, ma su una parte di essa. E quindi è chiaro che questa apertura e quindi questo presumibile, no, innalzamento della pressione competitiva, perché è un mercato che sappiamo che finora è stato governato da pochi grandi player, e genererà sicuramente come effetto una riduzione dei costi per gli operatori e quindi qui diciamo, il riferimento è ancora al tema della sostenibilità che fino adesso un po' ha guidato i nostri ragionamenti. A mio avviso, comunque, il valore più importante, più interessante di Open RAN sta nella potenzialità che ha di muovere il 5G da un ambiente,
una comunità che comunque è ristretta ancora, diciamo di addetta ai lavori, no? Che è un po' il nostro mondo, piccolo mondo delle reti, verso una comunità ben più ampia che è quella del software. E qui ecco, le ricadute questa volta sono a mio avviso molto più interessanti perché sono ricadute in termini di innovazione che è lecito aspettarsi, no? Come effetto di questa contaminazione e quindi in ultima analisi di valore per tutta la filiera. E ci dice allora qual è il ruolo di Taltelle in questo? Allora, dunque, noi diciamo in qualità di, diciamo di integratore siamo di sistemi complessi, soprattutto di sistemi multivendor, direi che siamo, come dire, nativamente presenti sia lato domanda che lato offerta, quindi sicuramente vicino agli operatori come da sempre, però in questo caso vorrei citare anche il nostro ruolo accanto alle imprese e pubblica amministrazione proprio per facilitare lo sviluppo di questa opportunità, un'opportunità che ad esempio io vedo molto, però questa volta parlo guardando alla domanda più che all'offerta del 5G nel PNRR. Ecco, qui PNRR per me in questa accezione non vuol dire semplicemente il PNRR delle reti e delle infrastrutture, ovvero dei bandi che sono appena usciti, ma il PNRR delle missioni che utilizzano gli effetti dell'innovazione digitale, della trasformazione digitale per andare a innovare direttamente cosa? I servizi, le imprese, la pubblica amministrazione, insomma, tutto il tessuto produttivo. E ecco, per entrare nel concreto, qui mi riferisco a dei capitoli di spesa specifici che sono presenti in queste missioni nel PNRR, che riguardano ad esempio il monitoraggio digitale delle reti idriche, la digitalizzazione di processi in alcuni comparti che sono molto importanti per il nostro paese, come ad esempio i porti, i sistemi aeroportuali. C'è un elenco di ben 280 strutture ospedaliere su cui sono previsti degli interventi di digitalizzazione, che sono tutte cose che ci pensiamo bene, quelle che sto nominando, che sono esattamente, come dire, il target, il contesto di riferimento entro cui è stato proprio nato, è stato concepito lo standard 5G fin dall'inizio. Ecco, Quindi diciamo la domanda poi che aiuterà il 5G in questo caso, più domanda ci sarà e più noi. sì, già questa a mio avviso è l'opportunità con la O maiuscola per passare da quelle che fino adesso sono state delle sperimentazioni, poco più che dei proof of concept, alla fase di esercizio. E c'è una domanda, il PNRR secondo me ha visto come grande traino. Sulle reti private, Taltelli in particolare ha anche un po' giocato d'anticipo con qualcuno di questi proof of concept. Ma ecco, colgo l'occasione per citare un grande progetto a cui Italtel ha partecipato come integratore e che è, diciamo, il progetto insieme a molti altri partner per realizzare una rete privata, ma fatta con infrastrutture e frequenze pubbliche all'interno dell'aeroporto di Parigi. Come integratore di sistemi multivendor, poi noi ci sentiamo fortemente coinvolti in Open RAN, nella trasformazione Open RAN su cui noi stiamo lavorando già da quasi 2 anni insieme ai nostri operatori e in questo caso noi appunto con un ruolo che diciamo l'integratore in Open RAN è abbastanza dirimente perché è colui che poi deve farsi carico dell'interoperabilità di un sistema multivendor. Qui ecco, vorrei, aggiungo e concludo che ecco, ricordo che oltre al tema dell'interoperabilità, che su Open RAN è assolutamente centrale, non si discute, ma c'è un'altra parola chiave che a mio avviso è altrettanto importante, che è la sicurezza delle reti. E noi riteniamo che il nostro essere azienda al 100% italiana vada considerato come un elemento a garanzia di questo requisito che vediamo essere sempre più centrale nelle reti in generale e in particolare nelle reti 5G.
Bene, grazie per l'intervento. Noi, nel rispetto della sostenibilità, ci passiamo il microfono, così ne usiamo. Ah, lui ce l'ha. Microfonato. Ah, bene, bene. So, good morning, Mr. Redo. I hope you could catch something of what Madame Defina just said, because you're Spanish, so maybe a little bit of Italian you can catch it. Tell us from the experience point of view and your point of view on 5G and on Open RAN, please. Scusi per non parlare italiano. thank you, Lucia. Thank you for the invite. Being here, it's a pleasure. So, just complementing what Ms. Defina has just told you, it was a very interesting speech. So, 5G, we can tell now that it's in its infancy. So, as we can see, that most of the networks that are 5G are NSA, so non-standalone, and only in 32%, around 32% of the operators of the world have deployed this 5G NSA. If we even go a step farther, that is the 5G estate, stand along with the 5G core, your 5G core, we can see that it's only 3% in the world. So it's still in its infancy. We are really far away from what 5G, the full realization of 5G. What we're trying to think is what are the business cases. So what has been deployed so far is we can call it a 4G boost. So it's the EMBB case, use case, which is the high speed data, high speed throughput, which is okay, but it's not bringing anything new to the table. So for the 5G realization to happen, we need to move towards the SA, virtualization, cloudification. And the idea to doing this is to bring the new use cases, like the ultra low latency use cases, which are, to me, in my personal opinion, is the main 5G use case, because you cannot do that with 4G at all. Not even the massive IoT. So there is some kind of level of IoT, multiple devices connected. You can do that already with 4G. Perhaps not in the numbers that 5G is going to bring to the table, but it's nothing new. So the only new thing that is going to bring the full 5G realization is the low latency. Why do we need Open RAN here? So in a previous presentation today, it was brought to the table that the more players, the more the investment is in the technology. And Open RAN is bringing this. So Open RAN is opening the interfaces, so it's breaking the lockout that the traditional RAN was having, and it's bringing the open interfaces, new players, new system integrators to the fold, and that improves the competition. At the same time, for the operators, it will diminish the cost. As Ms. Defina said, so we are virtualizing everything. We are moving everything towards the cloud or towards data centers. We are being more efficient in the resource utilization, and this is gonna foster the innovation and the investment on 5G as well. So Open RAN 5G, they're gonna develop the business and the companies as well. Can you tell us some examples and how Spirent develops these two technologies? So the new companies we can see now in the Open RAN space and the 5G world, there are new companies coming into play that were not there before. So the new system integrators, there are several new system integrators that before they couldn't do it because all the technology was proprietary. So that was not achieved only by the single vendor was doing that, so all their assigned partners. Now these people can come because of the Open RAN and the open interfaces and the virtualization, they can do that. What is needed for this to succeed? So I represent the Spirent. Spirent is a British company. And what we do is we bring the emulation, simulation, testing, and the active assurance to all these companies for them to being able to realize the potential of their equipment or the solutions or whatever they bring into the 5G world. So, for instance, you bring the new 5G core from a new vendor into your network. You need to test that. You need to be able to be fully confident that that's going to work. So how are you going to do that? So we have the solutions for you to test that equipment, that set of nodes, set of elements, and automate that. So automation is a big part of what we do. Another big point he mentioned was the security. So security is capital, especially in Open RAN. We are hearing voices from the traditional vendors that Open RAN is not secure, mm-hmm. The security could be an issue. How are you going to test that? So we bring specific tools and systems for you to be able to test
this specific new equipment in 5G. And we follow all the 3GPP standards and components and also the other forms of standardization to be able to test all these solutions. And one thing that was mentioned also today is about the satellite integration into 5G terrestrial networks. We have the solutions as Spire to test that kind of thing. So we can test the GEO satellites, the LEO satellites, and bring everything into the fold. What else can we do? So if you bring, for example, an Open RAN vendor, how are you going to make sure that that's going to work? Or how two different Open RAN vendors, because we are talking about on-prem interfaces, how true is that? You need to test that. You need to be able and capable to test that. We as Spire have the solution for you to test this kind of interoperability between vendors, which is, to me, is one of the key elements of the success of Open RAN. You know, being able for the operators to mix and match vendors, which is, it was the pain point before. I can add my personal experience. I worked with operators before, and that was a problem. When you were going to change something in the network, you only had one person to go, and one vendor to go. The single vendor you had in that network, you had to go and talk to them, and they imposed any conditions they wanted to, because you had no escape, you were locked out. Now, you have, for example, 2, 3, 4 operator vendors. If you're not happy with one, you just replace. You can change it. It's just software. You've got a problem with the microphone. Sorry. Can you hear me now? Yeah. So maybe you can catch a little bit of what you were saying about security, which was really interesting. Yeah. Security is one of the key points in 5G networks, and specifically in Open RAN. I was mentioning that there has been some kind of noise by the traditional RAN vendors about, oh, Open RAN is not that secure. They don't put much effort or much implementation into security. So we as Spire, we have the solutions to being able to say whether that's true or not. So you can test and automate all the 3GPP plus all the forum specialized test cases, and you can run that in an automated way. One thing we are also bringing to the table is the active assurance, which is something that it's a kind of a new term. Everyone is used to the passive monitoring and acting, or more than acting, reacting to issues in the network. So we are bringing to the table one new solution, which is an active assurance. So we bring our virtual test agents, which what they do is they inject artificial traffic into the network, so you're able to detect your issues much faster without having to wait for the issue to happen. So we inject this artificial traffic, we detect the issue, we act on them, instead of having to wait perhaps, I don't know, days, months, even years to find the issue. And when the issue comes, it's a little bit late to react and your customer has been impacted. Okay, thank you. Thank you. It was really interesting. Thank you. Facciamo un bel applauso perché sono stati tutti e due molto bravi e hanno rispettato i tempi. E adesso noi parliamo col dottor Nocerino di Accenture, che, al quale io vorrei domandare subito innanzitutto quali sono i benefici del 5G e poi scenderei nel dettaglio nel parlare dell'Open RAN. Ma prima le vorrei proprio chiedere questo, se ci sono e quali sono. Certo. Buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Molto è stato già detto da Alberto e Silvia, quindi provo a tirare le fila da questo punto di vista. E la pressione sui costi da un lato e la necessità anche di avere il 5G come piattaforma abilitante per i servizi business è qualcosa che è stato trattato in maniera approfondita precedentemente, ed è chiaro come siano necessari degli interventi trasformativi piuttosto che evolutivi per raccogliere le opportunità che ci sono da questo punto di vista. E uno degli interventi di trasformazione più importante delle infrastrutture di rete è esattamente quello di cui parlavamo prima, quindi la disaggregazione o l'apertura della rete a un numero di vendor diversi e quindi a un processo di innovazione che è diverso rispetto a quello che c'è stato ora, utilizzando anche la tecnologia cloud come elemento abilitante per lo sviluppo del 5G come piattaforma abilitante e poi in prospettiva del 6G. Su questo fronte Open RAN è la rete d'accesso, costituendo il 70-80% poi di quelli che sono gli investimenti in rete, costituisce un punto di snodo fondamentale. E quindi
il modello di disaggregato, quindi il passaggio da un modello verticale di ingegneria, di operation della rete, di sviluppo dei servizi in mano a un numero di operatori ristretti, a un modello aperto e innovativo, è un elemento fondamentale. E da questo punto di vista, sentivo parlare prima dei trial, e devo dire che se vedo anche come Accenture siamo presenti su scala globale su due dei tre grossi deployment che ci sono in questo momento in giro per il mondo, su OpenRAN, che è quello Rakuten in Giappone, e anche 101, che è stato citato prima, in Germania, dove OpenRAN è utilizzata come tecnologia di riferimento e come piattaforma di riferimento per lo sviluppo, ad esempio in Giappone, di più di 20.000 base station e circa il doppio di small cell, che sono già attive da circa un paio d'anni su tutto il territorio giapponese, con circa 10 milioni di clienti. Quindi, come dire, da un punto di vista di tecnologia, una realtà che, seppur in un ambiente greenfield, quindi un operatore che parte da zero senza la necessità di interoperare con la rete esistente, ha realizzato anche dei benefici, quindi vengo al primo punto della sua domanda, dei benefici dal punto di vista del business case comparato rispetto alle tecnologie tradizionali, anche di saving importanti a doppia cifra, che su un ambito di investimento così importante è assolutamente rilevante. E mantenendo la qualità del servizio inalterata, su questo insomma, mi piace anche sottolineare come attraverso una società del nostro gruppo, che è Umlaut, che è il leader nel mobile network benchmarking, anche in questo caso abbiamo effettuato un benchmark comparativo della rete giapponese rispetto alle reti degli operatori tradizionali in giro per il mondo, Verizon, AT&T, TIM, anche in Italia. Verificando come le performance nell'Umlaut benchmark siano allo stesso livello di quelle delle reti tradizionali. Quindi, come dire, è una realtà, più che una promessa, con ovviamente una serie di sviluppi da fare. Secondo elemento è comunque la possibilità di avvicinare all'edge della rete il cloud, e quindi fare il primo passo verso l'apertura completa anche dell'edge, che apre poi la possibilità a modelli di business alternative e di sviluppo di servizi sull'edge in partnership con hyperscaler come Google piuttosto che Microsoft, che senza questo passaggio fondamentale sono difficilmente realizzabili. Quindi, sia dal punto di vista di costi operativi che dal punto di vista poi di abilitazione dei servizi di 5G come piattaforma abilitante, mi sembra che anche la realtà di quello che vediamo sul mercato sia rilevante. E invece quali possono essere le difficoltà? Ecco, qui dal punto di vista delle difficoltà ne vediamo sostanzialmente tre, volendo cercare anche di sintetizzare. La prima sicuramente sulla tecnologia. E parlavo prima del greenfield, e quindi come oramai anche su scala nazionale la tecnologia sia matura nell'ambito greenfield. Nell'ambito brownfield, quindi quando deve interoperare con le reti esistenti o con una rete 2G, o inserirsi all'interno delle piattaforme di esercizio, di operation preesistenti di un operatore, ci sono dei passaggi anche ancora da fare dal punto di vista dell'interoperabilità, dal punto di vista della readiness, anche dell'apertura delle interfacce per molti dei player di questo ecosistema. La buona notizia da questo punto di vista è che, come dicevamo prima, la maggior parte di quello che deve essere sviluppato in software, quindi la capacità anche di sviluppo, come dire, cooperativo all'interno di questo ecosistema, quindi aprendo a più, accelera o può accelerare il processo in alcuni casi. E su questo anche i trial, anche di cui siamo parte in giro per il mondo, ci danno anche, come dire, il polso di come ci stiamo avvicinando, con una serie sicuramente di barriere da superare su quel fronte. Il secondo elemento è un elemento, come dire, di modello contrattuale e finanziario.
E siamo abituati sino ad ora a un modello anche di, come diciamo prima, di sviluppo della rete in verticale, quello in cui la responsabilità dell'ingegneria, dell'operatività della rete e anche poi dal punto di vista contrattuale dato a un unico partner. Questo, diciamo, diventa una limitazione nel momento in cui vogliamo abilitare un modello aperto, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di modalità di collaborazione dei partner dell'ecosistema. E quindi anche trovare la formula contrattuale e finanziaria giusta per favorire un processo di innovazione e di ingegneria collaborativo tra i vari partner dell'ecosistema e abbassare poi il costo anche operativo della rete, perché un unico contratto, un unico partner significa anche un margin stacking, quindi un tema di margini che vengono fatti su ognuno dei partner dell'ecosistema, che porta anche ad aumentare il TCO complessivo in maniera significativa, creando poi delle barriere all'adozione. Questo poi porta al terzo elemento, quindi il modello operativo, come lavorare in maniera diversa alla ingegneria, al deployment e all'operation di queste reti. Ancora una volta, non più un modello verticalmente integrato di un singolo partner, ma un ecosistema di partner diversi. Nei casi che vediamo contiamo anche 20-30 vendor diversi che devono essere integrati in un modello di deployment di una rete aperta. Come fare in modo di estendere tutto il processo di ingegneria, non più avendo delle isole separate da quello che è il vendor o quello che è il lab dell'operatore fino al percorso di produzione, ma come avere un backbone integrato di collaborazione dall'R&D dei singoli vendor fino ad arrivare all'ambiente di produzione, utilizzando l'approccio tipico delle modalità di sviluppo software, del release engineering, che consentono all'operatore di orchestrare, e quindi questa secondo me è una parola chiave da questo punto di vista, questi vendor per avere la stessa qualità, lo stesso livello di servizio, la stessa affidabilità, dei costi operativi più bassi e un'apertura alla piattaforma di servizio attraverso le tecnologie. Allora le faccio anche un'ultima domanda: tutto questo è la direzione in cui in futuro andrà Accenture? Beh, da questo punto di vista noi ci crediamo molto e abbiamo investito e stiamo investendo sia in termini di futuro. Esattamente per operare e supportare questa trasformazione anche degli operatori di telecomunicazioni nel diventare gli orchestratori di questo ecosistema per trarre il massimo beneficio dall'apertura delle tecnologie cloud. Quindi sfruttando poi esercitando il nostro ruolo di system integrator e abilitatori di questa trasformazione. Bene, grazie. Grazie ai nostri ospiti per questo panel così interessante, che sono riusciti anche a spiegarcelo in poche parole. So che 10 minuti sono pochissimi, noi andiamo avanti.